Assessore, finalmente anche a Teramo arrivano i monopattini. Sì, anche a Teramo, dopo un'altra serie di iniziative che riguardano la mobilità sostenibile, come le colonnine per le auto elettriche, o comunque altre situazioni come le corsie ciclabili, gli autobus ecologici e tante iniziative che porteremo avanti da qui ai prossimi mesi, partiamo oggi con questo servizio sperimentale per capire appunto i teramani come vogliono utilizzare una mobilità alternativa rispetto alle auto, ai motori, per poter appunto anche inquinare di meno. Da stamattina due società mettono in campo 80 monopattini che possono arrivare fino a 600 da qui alle prossime settimane. Vediamo, poi le calibriamo in base alle esigenze, in base alle necessità. Ci saranno delle aree dove non si potrà parcheggiare, bisognerà andare a velocità ridotta. Abbiamo scelto un sistema di free floating, cioè praticamente prenderlo qui e lasciarlo poi da un'altra parte, questo appunto per incentivare sempre di più l'utilizzo. Speriamo che vada bene, lo monitoriamo, cercheremo di capire le problematiche che ci saranno e cercheremo anche quelle di risolverle man mano che le troveremo davanti. E come funzionerà? Ci sarà un'app da scaricare per utilizzarli? Ogni società avrà la sua app e la sua app poi avrà un suo modo di essere gestito attraverso pagamenti online, come si fa qualsiasi altro pagamento online. Tutto molto molto semplice, immediato, con la speranza che possa essere utilizzato dalla maggior parte della popolazione. La prossima sfida green quale sarà del Comune di Teramo? La prossima sfida green, avremo la prossima data, è veramente il primo di settembre, l'allaccio proprio vero e proprio, la prima auto ricaricata elettronicamente a Teramo, e poi successivamente partiremo con le corsie ciclabili che da Piazzale San Francesco arriveranno su tutta Via dei Crispi. E successivamente stiamo poi definendo il bike sharing elettrico direttamente qui a Teramo con i nostri fornitori locali.